Buon pomeriggio a tutti. Noi siamo l'Orchestra Senza Spine e siamo felici di essere stati invitati per concludere questo importante convegno. Allora, l'Orchestra Senza Spine nasce circa 2 anni e mezzo fa. Siamo dei giovani musicisti che in una situazione comunque complessa, siamo quindi da un momento profondamente di profonda crisi, ecco, ci siamo uniti, ci siamo cercati appunto di far forza l'uno con l'altro, e la forza della cooperativa in questo senso per noi è stata fondamentale, perché ci siamo associati e abbiamo costituito l'associazione Senza Spine. Da questa è nata l'orchestra e abbiamo iniziato a fare diversi concerti in tutta la regione, e stiamo anche iniziando a farli su tutto il territorio nazionale. L'Orchestra Senza Spine è un'orchestra che vuole portare il repertorio classico da tutte le persone che sono fortunatamente dotate di udito. Quindi non vogliamo assolutamente escludere nessuno, vogliamo suonare per tutti e vogliamo che tutti apprezzino il repertorio classico. Lo facciamo in maniera, certo, un po' alternativa, cerchiamo di svecchiarlo, ma l'importante è che tutte le persone abbiano la possibilità di conoscere e di emozionarsi con la musica classica. Questa è la nostra missione e speriamo anche oggi di riuscirci. Grazie. Allora, intanto che è la difficilissima questione logistica, che devo dire che è stata superata con una prestazione incredibile. Quando mi hanno chiesto di fare questo tipo di entrata, ho detto, molto difficile riuscire a rendere l'entrata di un'orchestra a sorpresa, ma sembra che ci siamo riusciti, insomma. Anzi, dovete dircelo voi, ci siamo riusciti. Quindi un grazie all'organizzazione, allo staff tecnico, perché devo dire sono stati abilissimi. Allora, un'orchestra innanzitutto è un gruppo di persone, e un gruppo di persone diviso in categorie. Abbiamo la sezione dei primi violini, rappresentati dal primo violino, che è il nostro leader. La sezione dei secondi violini, il primo dei secondi violini, la sezione delle viole con la prima parte, la sezione dei violoncelli e poi i contrabbassi, eccoli lì. Poi ci sono i fiati, c'è il primo flauto, c'è il primo oboe, il primo fagotto, il primo clarinetto, il primo corno, la prima tromba, il primo trombone, le percussioni e poi c'è il direttore. Direttore è questa figura temutissima, magari ci saranno diversi direttori, magari non d'orchestra ma di altra natura qui tra voi. La figura del direttore, quindi del leader, è fondamentale perché deve sempre decidere, deve sempre prendere una decisione, giusta o sbagliata che sia, deve prenderla e far finta che sia giusta sempre, anche se magari è sbagliata. Ma pensate, un direttore d'orchestra non deve neanche parlare, basta un gesto e loro rispondono. Basta un dito e loro pizzicano. Un gesto e un dito. Non so se qualcuno di voi ci conosce, ma ormai anche a livello nazionale siamo famosi perché, dato che abbiamo capito che dirigere e fare musica è appunto un feeling che si instaura tra direttore e musicisti. Avete visto, io quasi non uso neanche questo strumento che è la bacchetta magica, perché a volte usare la bacchetta magica fa peggio, fa danni. E abbiamo avuto una trovata. Per far capire alla gente quale sia l'ebbrezza del fare musica insieme, abbiamo deciso di consegnare la bacchetta al pubblico. Ora, un buon direttore, un buon presidente, come di certo i presidenti di queste Coppa Adriatica Estense e Unione Consumatori Nord-Est e Sicilia, sicuramente sono degli ottimi presidenti e direttori, ma chissà se sono anche degli ottimi direttori d'orchestra. Mettiamoli alla prova, sento dire. Allora, forza, io aprirei una divertente e piacevole forma di gara tra i quattro
presidenti delle COP qui presenti. Primo violino, bacchetta. Allora, maestro, abbiamo due pezzi. Uno, che è questo che ha appena sentito, Toreador. L'altro, invece, è un brano bellissimo e famosissimo di Mozart, che si chiama Eine kleine Nachtmusik. E quindi lei può scegliere, basta comunicarlo alla nostra orchestra e loro seguiranno tutti i suoi gesti, tutti. Non se ne perderanno neanche mezzo. Quale vuole fare? Andiamo bizzetto. Toreadors. Io mi metto in fondo che la guardo, Certo. Complimenti, hai iniziato a prenderci gusto nel finale, Bastava un aiutino e via con un treno. Beh, io rubo il suo allora. Allora, avanti il prossimo.
Possiamo scegliere tra Mozart o Bizet, questo che ha... Mozart. Un classico. Assolutamente. Un classico. Non so neanche, dai. Famosissima. Metta giù il primo accordo, poi diventa tutto in mente. Sì, ma ascolta, non puoi partire tu e poi... No, io al massimo intervengo in corsa. Chi è che mi suggerisce da che parte partire? Pronti?
Enrico anche. Enrico invece suggerisce, insieme ai suoi colleghi, Ombretta Ghiraldi. Ombretta! Signora Ghiraldi? Signora Ghiraldi, io non so chi è lei, ma si alzi in piedi e venga a dirigere l'Orchestra Senza Spine, prego! Ombretta, ombretta. Ma va bene Toreador. Toreador! Toreador sia! Cominciate voi che io vi seguo. No. Beh, direi ottime interpretazioni, non saprei chi scegliere. Ognuno si vede che ha un pensiero, cioè abbiamo quello un po' più romantico, quello un po' più futurista. Allora, speriamo... Non diceva a me, vero? Molto bene, allora noi vi ringraziamo per aver giocato con noi, ringraziamo... Non manca, o dobbiamo, no, abbiamo, siamo a posto, quindi, come? Allora, Enrico!
Fatta noi prima, ok? Senza trio. Radeschi senza trio. Ok? Vai. Ok, aspetta che siamo, aspetta. Tutti pronti? Vai. Vai Enrico. Bravissimo. Allora, noi vi ringraziamo per averci ospitato, speriamo, anzi vi ringraziamo anche di aver resistito così tanto, perché capisco, insomma, dopo una giornata di lavoro così intensa non è facile, però grazie, noi siamo onorati di essere qui. Grazie. Allora, dato che eravamo passati da un compositore francese con un pezzo spagnolo, finiremo con un pezzo francese di un compositore spagnolo. No, tutto francese. Un messaggio anche di fraternità per tutto quello che è successo nei giorni passati, perché sappiamo e crediamo e vogliamo portare il nostro messaggio fino in fondo che l'unica risposta a tanta violenza è la cultura. Quindi solo con la cultura si può andare avanti. Grazie a tutti e buona serata.
prossimo.